E con noi il nuovo, ma non tanto nuovo perché è già stato il sindaco di Randazzo nei precedenti 4 anni, Francesco Sgroi, vincitore alla grande della competizione elettorale del 12 giugno 2022. Accanto a lui quello che forse sarà il vice sindaco, il dottor Gianluca Anzalone. Io non aggiungo niente altro, lascio al sindaco e al vice sindaco un commento a questo risultato eclatante. Sì, Salvatore, io sono orgoglioso, ma soprattutto sono onorato di aver avuto, devo dire, questo plebiscito. Noi stasera qua stiamo festeggiando, però festeggerà Randazzo per due motivi. Principalmente abbiamo raggiunto un traguardo che dal 94 ad oggi non si era mai raggiunto. A Randazzo vi era una consuetudine che il sindaco uscente non veniva mai riconfermato. Io oggi posso dire con orgoglio che sono stato riconfermato dai randazzesi. Mi danno i parziali, sono stato riconfermato con uno scarto di circa 800 voti, per cui questo è un successo grandissimo, ma soprattutto un grande peso che noi, caro Gianluca, e l'intera coalizione ci porteremo, perché significa che la città ha riposto in noi molta, ma molta fiducia, molte speranze dei giovani, molte speranze dei randazzesi. Io spero di essere in grado anche questa volta di poter sopportare il peso del governo. Devo dire anche che sono onorato di aver avuto una squadra, e devo dire l'intera squadra, che è stata una squadra coesa. I candidati al Consiglio Comunale sono stati dei candidati che sono stati splendidi nell'affrontare questa campagna elettorale. Abbiamo risposto a tutti gli attacchi con il sorriso. Oggi però dico ai randazzesi: io sarò il sindaco di tutti i randazzesi per il prossimo quinquennio. Spero di nuovo di essere all'altezza del nuovo compito, e già da domani, voglio dire, sarò al lavoro di nuovo per affrontare quello che i randazzesi si aspettano, e inizierò per loro ad affrontare i problemi che di volta in volta ci saranno. Grazie a tutti. Ringraziamo il sindaco. Un commento al risultato del dottor Gianluca Anzalone. Ma io credo che non abbiamo ceduto alle provocazioni, agli insulti, a tutto quello che insomma è stata una campagna elettorale da parte dei nostri avversari, e li continueremo a chiamare avversari e non nemici come hanno fatto loro, parlando di politica, parlando delle cose che abbiamo fatto, delle cose che vogliamo fare, di come vogliamo stare vicino alle persone, di come vogliamo far vedere, far sentire Randazzo al centro della Sicilia. È stata un'intensa campagna elettorale, ma devo dire che le persone tutte ci hanno messo la faccia in questa esperienza e ci hanno accompagnato in questa battaglia che abbiamo vinto non per Francesca e non per Gianluca, ma per i randazzesi, e questo era il nostro obiettivo e l'oggetto della discussione. Vi ringraziamo e cosa... Sì, si possono avvicinare, si possono avvicinare. Si vogliono avvicinare assieme a me entrambi, vuol dire se tutti affianco a me, se ci sono candidati al Consiglio Comunale, non può mancare tutto l'amico. Dai Peppino, dai! Venire che venga a fianco a me, dico grazie a tutta Randazzo per l'affetto, la stima e il sostegno che mi è stato dato, dico grazie a quest'uomo che è stato il mio sostegno per questi 4 anni e che mi ha dato grandi insegnamenti politici e di vita. Grazie Peppino, grazie Randazzo. Si conclude qui questa velocissima intervista al neo sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, che, come dicevo poco fa, ha vinto alla grande una competizione che non era certamente semplice, ma
che ha dato i risultati notevoli ed eccezionali a cui abbiamo assistito in diretta proprio nel pomeriggio del 12 giugno 2022. Grazie a tutti i nostri telespettatori e un appuntamento con i programmi di Euro TV Randazzo e di TG.